Sanità, trasporti e finanziamenti. I comuni. Regione Lombardia deve cambiare. Il Partito Democratico Lecchese presenta i suoi candidati alle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimi. Sono l'ex deputato Gianmario Fragomeri, il vice sindaco di Lecco Simona Piazza, Pietro Radaelli e Flavia Fiandacca, già assessore a Verderio. I loro nomi sono stati proposti dai circoli territoriali e approvati dalla direzione del partito. Penso che in Regione Lombardia ci sia molto da fare, dalla sanità, il trasporto pubblico locale, a un territorio spesso abbandonato. Quando parliamo della città di Lecco in particolare, troppo spesso è stata considerata di serie B e non sono state date le risorse sufficienti per importanti opere. È ora di cambiare, è ora di migliorare la qualità della nostra provincia e penso che con Maiorino noi riusciremo pienamente a fare questa svolta, questo cambiamento. Ho deciso di candidarmi per portare la mia esperienza e il mio contributo all'interno di Regione Lombardia, un'esperienza fatta di anni di amministrazione, attività con il settore sociale e culturale non solo del nostro territorio ma sovraterritoriale, e per portare un nuovo modello, un cambiamento in Regione Lombardia, un nuovo modo di fare politica al femminile. Ho deciso di candidarmi per cambiare finalmente questa regione che ne ha bisogno e per dare al Partito Democratico una candidatura da una prospettiva diversa, la mia prospettiva di giovane, di pendolare, di rappresentante degli studenti e di amministratore locale di un piccolo comune come quello di Abbadia. Mi sono candidata alle elezioni regionali perché mi sono sentita onorata di tante persone che me lo hanno chiesto e quindi mi sono sentita in dovere di rappresentarli. E quale modello di Lombardia auspica rispetto alla situazione attuale? Maggiormente organizzata, soprattutto nella parte della salute, e una Lombardia più attenta alle realtà locali, anche come imprese.